Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come poter realizzare la parte sopra del bikini. Nel prossimo tutorial vi mostrerò anche come poter realizzare la parte di sotto. È un progetto molto facile, quindi semplice da realizzare, adatto anche per chi lavora da poco all'uncinetto, perché andremo a lavorare solo ed esclusivamente maglie alte. Allora, la particolarità di questo costume è proprio qua dove ci stanno i laccetti nel lato di sotto. Vedete? In questo modo, facendo le due parti separate, ce lo possiamo regolare addosso una volta indossato, quindi è veramente molto particolare. Allora, per quanto riguarda il materiale che ho usato, ho lavorato questo costume con della microfibra ed è una microfibra elastica, quindi è un materiale adatto per realizzare costumi, copricostume, ma anche dei top. Allora, io ho lavorato questa microfibra con un uncinetto numero 3. Voi però, in base al modo che avete di lavorare, fate sempre qualche prova e quindi vi regolate un po' che numero di uncinetto dovete usare. Allora, questo è il costume, andiamo al tutorial. Allora, iniziamo a lavorare il sopra del nostro costume, quindi andiamo a lavorare una prima coppa del costume, avviando 16 catenelle. Io già ho realizzato il mio cappietto. Ora vado ad avviare 16 catenelle, mi raccomando in modo molto morbido, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici. Lavorate le 16 catenelle. Ora andiamo a lavorare una maglia alta nella quarta catenella dall'uncinetto, quindi una, due, tre e quattro. Vado a lavorare la maglia alta qua. Quindi con le 3 catenelle che abbiamo saltato, con questa maglia alta che abbiamo lavorato in questo modo due maglie alte. In totale ne dobbiamo lavorare 14. Quindi proseguiamo a lavorare una maglia alta in ogni catenella sottostante, quindi due già le abbiamo lavorate, tre, scusate, allora due già le abbiamo lavorate, proseguiamo a lavorare le altre, quindi una maglia alta in ogni catenella, tre, quattro, cinque e così via fino alla fine della riga, fino a lavorare 14 catenelle, 14 maglie alte, scusatemi. Allora, una volta che ho terminato di lavorare le 14 maglie alte, ora dove abbiamo lavorato l'ultima maglia alta qua, quindi la 14ª maglia alta, andiamo a lavorare nello stesso punto altre due maglie alte, quindi andiamo a fare un aumento. Così, quindi in totale abbiamo lavorato tre maglie alte nello stesso punto. Ora facciamo una catenella di separazione e nello stesso punto dove abbiamo lavorato le 3 maglie alte andiamo a lavorare altre 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Questo sarà il punto in cui andremo a fare sempre gli aumenti, dove c'è questa catenella di separazione, è qui che andremo a fare gli aumenti, che poi questi aumenti daranno spazio alla coppetta e determineranno la punta della coppetta.
Bene, fatti questi aumenti, ora andiamo a lavorare a maglia alta sul lato opposto della riga. Se riuscite, attraverso la lavorazione andiamo a nascondere anche questa codina. Quindi una maglia alta su in ogni punto sottostante. Mi raccomando, fate attenzione perché il numero delle maglie che abbiamo su questo lato deve essere uguale anche dall'altro lato. Quindi proseguiamo a lavorare a maglia alta in ogni punto sottostante. Così. Proseguiamo a lavorare a maglia alta fino alla fine qua della riga. Quando arriviamo qua alla fine della riga, vedete? Qui è dove ci stanno le 3 catenelle, quindi dobbiamo fare attenzione a lavorare una maglia alta nella terza catenella delle 3 catenelle qua. Molte volte può non essere vista. Dobbiamo stare attente perché altrimenti poi ci troveremo con le maglie in meno. Ed ecco, abbiamo completato il primo giro. Ora iniziamo il secondo giro. Volto il lavoro e non vado a fare le 3 catenelle come prima maglia alta, cioè le 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta, però faccio in questo modo: nello stesso punto qua sottostante vado a lavorare una maglia bassa e poi lavoro 2 catenelle. In questo modo ho lavorato una prima maglia alta. Ora proseguo a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Così. Quindi proseguiamo a lavorare a maglia alta fino all'ultima maglia alta, questa qua, perché poi andremo a fare gli aumenti nella catenella qua di separazione. Quindi lavoriamo in totale tutte maglie alte fino a questa maglia alta qua, all'ultima maglia alta prima della catenella. Ho lavorato l'ultima maglia alta, vedete qua. Ora devo fare di nuovo gli aumenti, questa volta però per tutti gli altri giri non andremo a lavorare 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, perché questo vale solo per il primo giro. Per ora andremo a lavorare nella catenella, qua in questo spazietto qua, andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi una e due. Facciamo una catenella di separazione e andiamo a lavorare altre 2 maglie alte nello stesso spazietto, quindi una e due. Quindi abbiamo realizzato il nostro secondo aumento. Ora proseguiamo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Quindi fate attenzione perché a volte può nascondersi la prima maglia alta. Quindi una prima maglia alta qua e proseguiamo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta, così. E lavoriamo in questo modo fino alla fine della riga, facendo attenzione qua all'ultima maglia alta, che va sempre lavorata. Allora, quando arriviamo qua alla fine del giro, dobbiamo lavorare una maglia alta. Allora, qua abbiamo lavorato all'inizio una maglia bassa e 2 catenelle per sostituire la prima maglia alta. Quindi io vado a lavorare una maglia alta nella seconda catenella che abbiamo realizzato. Maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2. E nella seconda catenella vado a lavorare la mia maglia alta, ultima maglia alta del giro, in questo modo. Ora non dobbiamo fare altro che iniziare il terzo giro allo stesso modo del secondo giro,
quindi volto il lavoro, lavoro nella maglia sottostante subito, questa qua, lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Vedete che questo, in questo modo, lavorando una maglia bassa e 2 catenelle, non si va a formare quel buco antistetico che si forma quando andiamo a lavorare le 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta. Bene, fatto ciò, riprendo di nuovo a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta sottostante. Quindi proseguiamo a lavorare a maglia alta fino all'ultima maglia alta prima della catenella, su questa qua. Bene, arrivati all'ultima maglia alta, ci troviamo qua di fronte, allo spazio dove andremo a fare il nostro terzo aumento. Quindi lavoro nello spazietto della catenella 2 maglie alte, quindi una e due. Una catenella di separazione e di nuovo nello stesso spazietto vado a lavorare altre 2 maglie alte, una e due, e riprendo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta. Quindi sposto un pochino qua, altrimenti viene coperta la maglia alta sottostante, e riprendo a lavorare a maglia alta. Così. Bene, vedete che comunque la coppetta già inizia a prendere un po' di forma. Bene, proseguiamo a lavorare quindi a maglia alta fino alla fine, anche del terzo giro. Poi, terminato anche il terzo giro, riprendiamo di nuovo il quarto giro lavorando una maglia bassa, nello stesso punto sottostante, 2 catenelle, e proseguiamo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta. Quando arriviamo allo spazio, della catenella, faremo l'aumento, di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Poi proseguiamo a lavorare a maglia alta per tutta la riga, per tutto il giro, per poi riprendere di nuovo a lavorare uguale. Per un totale di 10 giri. Quindi andiamo avanti, lavoriamo i nostri 10 giri e al termine del decimo giro ci rivediamo. Terminati i 10 giri, ho terminato anche in questo modo di lavorare la mia coppetta. Allora, voi se volete, se la volete un pochino più grande, continuate a lavorare, andare avanti con i giri. Se invece la volete un pochino più piccola, vi fermate un pochino prima. Io ho lavorato in totale 10 giri. Allora, ora, una volta che abbiamo terminato di lavorare, i giri, ora proseguiamo a lavorare tutto intorno alla coppetta a punto basso. Quindi lavoro una catenella e poi proseguo a lavorare una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante, così. Bene, quindi proseguiamo a lavorare a maglia bassa fino all'ultima maglia alta. Prima della catenella separatrice, qua dove abbiamo fatto gli aumenti. Quindi lavoriamo a maglia bassa fino a qua e poi vi farò vedere come proseguire per realizzare il laccetto. Allora, ho lavorato a maglia bassa fino a qua, alla punta, della coppetta, qua dove abbiamo lavorato l'ultima maglia alta prima, della catenella. Ora, da questo punto avvio una catenella di 82 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e così via, arriviamo fino a 82 maglie. Allora, realizzata la catenella di 82 maglie,
Ora in ognuna di queste catenelle vado a lavorare una maglia alta, quindi la prima maglia alta la vado a lavorare nella quarta catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3 e 4. Vado a lavorare una prima maglia alta qua. Poi proseguo a lavorare una maglia alta in ogni catenella. In questo modo realizziamo il nostro primo laccetto. Così. Quindi proseguiamo a lavorare a maglia alta fino all'ultima catenella che abbiamo, fino alla prima catenella che abbiamo avviato. E poi vi farò vedere come congiungerci alla punta della coppa. Allora, una volta che abbiamo lavorato tutto il laccetto a maglia alta, andiamo a lavorare l'ultima maglia alta nell'ultima catenella qua. Ora andiamo a congiungere il laccetto alla punta della coppa, quindi andiamo a lavorare una maglia alta qui nello spazio della catenella. Così. E ora proseguiamo a lavorare di nuovo a maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. Quindi proseguiamo a lavorare a maglia bassa per quest'altro lato della coppetta. Allora, una volta che ho terminato di lavorare a maglia bassa tutto intorno alla coppetta e abbiamo anche realizzato il laccetto, ora dobbiamo lavorare sulla parte diritta della coppetta, quindi questa qua, la parte di sotto. E proseguo a lavorare in questo modo. Lavorate la mia ultima maglia bassa. Ora lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, che vanno a sostituire una prima maglia alta. Poi lavoro un'altra catenella, che sarebbe una catenella di separazione, quindi in totale 4 catenelle. E lavoro una maglia alta in questo spazietto qua. Lavoro una maglia alta. Così. Di nuovo lavoro una catenella e nello spazietto subito dopo vado a lavorare un'altra maglia alta. Di nuovo una catenella e una maglia alta nello spazio sottostante. Così. Quindi una catenella e una maglia alta nello spazio. Una catenella e una maglia alta nello spazietto sottostante. Quindi proseguiamo a lavorare in questo modo per tutta la riga fino alla fine. Quindi alterneremo una catenella di separazione e una maglia alta nello spazietto. Una catenella di separazione e una maglia alta nello spazietto subito dopo. E ci vediamo alla fine. Allora, lavorata l'ultima maglia alta nell'ultimo spazio della riga, concludo lavorando una maglia bassissima puntando un uncinetto nella maglia bassa del giro precedente, del giro che abbiamo fatto, questo qua laterale. Lavoro una maglia bassissima. Lavorata la maglia bassissima, taglio il filo, nascondo la codina e vado a realizzare l'altra parte del costume, quindi l'altra coppetta del costume, nello stesso modo in cui abbiamo realizzato questa qua. Quindi realizziamo l'altra coppetta e poi vi farò vedere come unire insieme le due parti. Allora, una volta che abbiamo realizzato le due parti del costume uguali, le mettiamo un pochino da parte, perché ora dobbiamo realizzare i laccetti che vanno messi poi qua nel lato di sotto, su questa parte qua. E per quanto riguarda i laccetti, dobbiamo avviare una catenella di 205 maglie
poi andremo a lavorare tutto a maglia alta. Allora, io già ne ho realizzata una, questa qua, vedete? È lunga 80 centimetri, quindi ho avviato queste 205 catenelle e poi sono ritornata indietro tutta a maglia alta, come abbiamo appunto fatto per il laccetto qua che partono dalla punta. Quindi realizziamo questi due laccetti di 80 centimetri tutta a maglia alta e poi vi farò vedere come applicarli alla base qua delle coppette del costume. Quindi ripeto, 205 catenelle e poi andiamo a lavorarle tutte a maglia alta. Una volta che abbiamo realizzato i due laccetti della stessa misura, ora ne prendiamo uno, prendiamo una parte del costume e facciamo passare questo laccetto attraverso questi fori. Questi fori che abbiamo creato appunto con la maglia alta e una catenella alla base della coppa. Quindi inseriamo, facendo attenzione a tenere la parte del laccetto sul diritto, così. Quindi facciamo passare il laccetto attraverso il primo foro e tiriamo. Poi lo facciamo passare attraverso il secondo foro, quindi dal lato inverso, così. Poi tiriamo e facciamo uscire il laccetto da quest'altro lato. Quindi non dobbiamo fare altro che passare questo laccetto attraverso tutti i fori. È un lavoro che necessita un po' di pazienza, però alla fine il risultato è veramente molto carino. Di nuovo facciamo passare il laccetto attraverso il foro dal lato opposto, così. Lo facciamo rientrare da quest'altro lato e lo facciamo uscire da sopra. Così. Quindi proseguiamo a inserire il laccetto fino alla fine, qua. Una volta abbiamo messo il laccetto sotto il bordo qua del triangolino, facciamo uscire un po' fuori, un pochino in più, in modo tale, io l'ho messo già anche da quest'altro lato, in modo tale da poter creare così un nodo quando lo andremo ad indossare. Quindi con questo metodo qua possiamo anche regolarci il costume quando lo andiamo ad indossare, quindi già addosso lo andiamo a regolare un pochino come metterlo. Quindi facciamo il nodo e facciamo anche qualche fiocco, così. Ed ecco che la parte sopra del nostro costume è terminata. Allora io vi consiglio anche di foderarlo e se volete potete anche applicare all'interno delle coppe. Si vendono delle apposite coppe proprio per i costumi, anche per quanto riguarda la fodera, c'è proprio della fodera adatta per foderare i costumi. Allora, io alla fine lo andrò un po' ad impreziosire, non so, magari metterò qualche fiorellino di stoffa, oppure rimanendo sempre in tema, qualche stella marina, questa qua di legno, poi non lo so, poi magari vado a realizzare anche il sotto e poi deciderò l'applicazione da mettere. Bene, questo è il tutorial del sopra del nostro costume, quindi veramente molto semplice da realizzare, quindi adatto anche per le principianti. Bene, io vi do appuntamento al prossimo tutorial in quanto andremo a realizzare la parte sotto del costume. Anche quella là sarà un tutorial molto semplice. Quindi io vi saluto, spero tanto che il tutorial di oggi sia stato di vostro gradimento e soprattutto spero tanto di esservi stata chiara. Per qualsiasi dubbio e per qualsiasi domanda lasciatemi un commento giù nella sezione commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!